Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un altro mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi, come secondo video della giornata, parliamo ovviamente della patch 14.60. Vediamo tutto quello che è stato inserito nella patch. Andiamo subito a vedere piano piano, intanto vi ricordo di lasciare un bel like ragazzi, facciamo salire questo video nei consigliati di YouTube e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news. Numero 1 ragazzi, nuovi spray in game. Abbiamo lo spray della banana ragazzi con dietro un bellissimo arcobaleno di petali e di colori. Tanta roba questa banana. Si prosegue con lo spray di Ghost Rider, davvero bellissimo. Non utilizza lo spray nessuno dal 94, però quelli di Fortnite continuano a metterli in game. Non sappiamo bene il motivo, ma va bene. E proseguendo, ragazzi, abbiamo anche l'arrivo di un nuovo background musicale. Il background musicale è dedicato alla Marvel, ovviamente a Thor. L'abbiamo potuto sentire, ma non ve lo posso far sentire in anteprima in un video. È davvero tanta roba, una musica molto, molto imponente. Andiamo avanti perché arrivano i primi set, ragazzi. Il primo è il Korn set ed è veramente ignorantissimo. Pannocchia e quella roba lì che è tipo un pasticcio di torta, una roba un po' strana. Set che comprende anche backpack, piccone e deltaplano. Li andiamo a vedere un attimino più da vicino e singolarmente. Il Corny, ragazzi, quello che state vedendo e ha anche uno stile personalizzato che vi faccio vedere tra un secondo. Questa invece è la skin appunto della torta pasticciata, vediamo di vederla così, skin epica, mentre il Corny dovrebbe essere non comune o forse rara, non me lo ricordo. E questa è la sua variante, è veramente qualcosa di meraviglioso. Sembra Elvis Presley con i popcorn in testa. Mi piace tanto. Andiamo avanti perché arriva anche la nuova Legacy, come sapete. Oggi ci sarà alle 13 la Coppa Marvel, l'ultima Coppa Marvel, quella dedicata a Venom in coppia, in modalità knockout. E la nuova Legacy sarà invece dedicata a chi otterrà la skin Venom oppure chi la shopperà poi in futuro nello shop. Dovete ressare un vostro compagno di squadra utilizzando Venom. Andiamo avanti perché ci sono anche nuove skin in arrivo, come è giusto che sia nell'ultima patch di questa season 4. La prima è questa ragazza ninja, anche lei con una variante, il colore bianco, e invece arrivano delle varianti che verranno regalate a tutti quelli che hanno nel proprio armadietto la skin di Elmira, che quindi diventa e fa parte adesso del set Dark, ovviamente anche Castore. Anche lui diventa Dark e come loro i rispettivi backpack, il Tomb Patch e lo Spell Binder. Davvero molto bella la variante Dark, mi piace tantissimo, anche se erano belle quelle di ghiaccio e quelle di fuoco, quella Dark secondo me gli sta proprio bene. Grande novità in arrivo e scoperta in questa patch, probabilmente prestissimo vedremo nello shop dei bundle dedicati ai set che utilizzano i più grandi streamer al mondo di Fortnite. Quello che vedete alla vostra destra è il set di Nick e H30. Come vedete lui utilizza sempre l'alpino canadese con l'emote dove balla e il backpack e il piccone della mazza da golf. Creato anche quello di Benji Fish, come vedete piccone a stella, deltaplano dei cosi che cantano, quello del pesce secco, copertura delle armi e skin. Davvero molto bella come idea, un modo per ottenere il set dei vostri streamer preferiti, se sono questi, in una maniera del tutto, e spero, economica. E andiamo avanti perché quello che state vedendo in questo momento invece è il piccone di Venom. Diciamo una rivisitazione di alcuni picconi che già abbiamo in game, però credo sia animato quasi certamente. Molto molto bello, dai, non possiamo dire che è brutto, non vedo l'ora di vederlo poi in game. Mentre in questo momento stiamo vedendo in game la skin di Venom e come già vi anticipavo qualche settimana fa quando è stato confermato il fatto che arrivasse questa skin, è davvero enorme ed è molto più grande di Brutus, quindi come vedete la parte alta è davvero devastantemente grande. Questo probabilmente causerà il fatto che in pochi utilizzeranno la skin di Venom. Trovate delle altre cose molto interessanti nei file di gioco, come vedete ragazzi, items acquire, teamwork makes the dream work, here's your reward.
questo, ragazzi, non abbiamo ovviamente l'immagine, ne abbiamo due, abbiamo invece congratulation, sono due regali, o forse uno, non lo sappiamo, che verrà dato a tutti i partecipanti dell'evento del Galactus. Voglio ricordarvi che il nome ufficiale dell'evento pubblico sarà The Devourer of World, quindi il divoratore di mondi, mentre il nome nei file di gioco dell'evento è Rocky Ridge. Questo per farvi capire che sarà un qualcosa di davvero incredibile, concentrato tutto sul Galactus. Arriva anche un adesivo che probabilmente potrebbe essere regalato, dato che non si sono mai visti gli adesivi nello shop, forse facendo appunto la Legacy di Venom. È un adesivo che è stato trovato nella sottocartella di Venom, ci sta perché è proprio il van del reboot, la Legacy dice di rebootare, di ressare un vostro compagno, staremo a vedere se per caso ci azzecchiamo oppure no. E attenzione, perché aggiornate anche tutte le basi musicali dell'evento della Season 5, scusatemi, l'evento della Season 4, che ci porterà anche poi alla Season 5. Come vedete, la quarta riga dice Rocky Ridge, il nome appunto dell'evento, teaser screen hit S5, quindi Season 5. Poi abbiamo hit continue, hit end, hit start, hit tomorrow, tanta roba. Credo che sia probabilmente la musica di background del trailer. Andiamo avanti perché ci sono anche tutte le coperture scoperte giustamente in questa patch, ve le faccio vedere in maniera un pochettino più chiara, bellissima questa copertura molto spaziale, ne abbiamo un'altra invece che sembra quasi di ghiaccio che si sta rompendo, una tutta colorata e un'altra invece con le stelle, tutte le coperture sono chiaramente animate. Notizie anche per quanto riguarda Salva il Mondo, arriva il nuovo Soldier Vindertech, il pack da probabilmente 19,90 come il Teddy Vindertech, quindi l'orsacchiotto che è uscito. Questo pack comprende i biglietti del lama, il backpack, la skin, 1000 V-Bucks e salva al mondo se per caso non ce l'aveste. Quindi fateci un pensiero, probabilmente la skin potrà essere utilizzata anche sul Battle Royale. Parlando di circuiti elettronici, ne stiamo vedendo proprio uno. Questo dovrebbe essere il background del nuovo shop relativo a tutte le skin dedicate al Galactus. Qua si apre un mondo perché non abbiamo idea, ovviamente, di che cosa voglia dire. Forse, come è stato già anticipato, il modello 3D e quindi il Galactus giocabile in game potrebbe arrivare. Per adesso non esiste nulla, ma staremo a vedere. Questo comunque è il background. I nuovi backpack molto rapidamente, quello della skin della ragazza, il backpack della torta, quello di una skin che ora vi faccio vedere e quello di Venom. I picconi chiaramente, e andando avanti con delle immagini più nitide passiamo proprio ad Ice Raider. Ice Raider è la skin di cui vi ho appena parlato, una delle nuove skin in arrivo, qua la vediamo in game, così come vediamo anche Backscatter, skin non comune che va a riprendere appunto gli outfit delle skin di base che siamo abituati a vedere. Una piccola visuale anche del Corny e di Mindsmith. Tanta roba, ma questa è una grande immagine perché quelli che hanno vissuto l'evento del Butterfly se la ricorderanno. L'evento Butterfly è stato aggiornato nei file di gioco, come vedete le immagini sembrano simili ma probabilmente le animazioni saranno diverse, aggiornate anche le costellazioni, chissà perché, e poi questa specie di fluido viola, quindi una roba davvero molto particolare. Proseguiamo perché per il Black Friday e il Cyber Monday arriveranno delle offerte per quanto riguarda probabilmente le skin, i V-Bucks non credo, e concludiamo con l'emote di Venom che è stata trovata nei file di gioco. Insomma ragazzi, anche per oggi il video news della patch ve l'ho detto, vi ringrazio per averlo guardato, mi raccomando non dimenticate di lasciare un pollicione in su, importante ragazzi, iscrivetevi ai miei canali e noi ci vediamo in live su Twitch, proprio adesso, ciao! E siamo a 9 minuti e 38. Ho bisogno di arrivare a 10. Perché non ne faccio mai più da 10. Se volessimo la monetizzazione tripla, io mi prendo quella da 10. Ma invece che lasciare solamente il coso nero, io ci canto sopra, sai. Io ci canto sopra, sai. Perché così ne prendo di più. La la la, è difficile.